5 aprile la guerra era di casa, pioveva forte fuori dalla chiesa, la fame era nell'aria, la vita una scommessa, ma il prete continuava la sua messa. Tu con il vestito bianco, tu con le scarpe nuove, vi siete detti sì davanti a quell'altare, insieme per la vita vi siete incamminati tra il tempo, le promesse e le speranze. La guerra che finiva, i balli americani, l'Italia da rifare con le mani. I 10 alla schedina, i figli all'improvviso, la casa troppo stretta, ed io che crescevo troppo in fretta. Ma dimmi come si fa a stare come voi, insieme per la vita. E a me l'amore quando c'è mi sembra sempre fuoco, e invece dura poco. Che anime di razza, è un po' che non ne fanno più. Quel 25 aprile ritorna tutti gli anni, e tutti gli anni vi ritrova insieme. Avete visto il mare e il secolo cambiare, il Papa vuole l'uomo sulla luna. C'è chi vi chiama nonni e che c'ha già 20 anni, è il tempo che trascorre ma non passa. Tu coi capelli bianchi, tu con gli occhiali nuovi, vi dite ancora sì davanti al piatto di ogni giorno. Ma sarà fatalità, fortuna, che ne so, ma siete ancora insieme e sembra amore nato ieri, e invece sono già 50 primavere. Dicevano che sposi fortunati. Anni di matrimonio di Aldo e Franca, 50 primavere, invitati si stanno mettendo a posto, siamo al ristorante da Conti, Montenero.
Sposi meraviglioso. Aldo. Ci sono Francesco e Simone. Bello! Allora, Francesco? Simone? Tutto bene, siamo al tavolo degli sposi, eh? Tavolo più bello di tutti. E ovviamente ci siete voi. Poi c'è questo essere. C'è questo essere, chi sarebbe? Ah, Federico, eccolo lì. Bellissimo il tavolo degli sposi. Laggiù c'è anche la musica. C'è il DJ. E qui gli sposi. 50. Eccomi! C'è una sorpresa, via, dopo si vede. La sorpresa che ha fatto, però non lo dia a nessuno. Il tuo babbo alla tua mamma. No, dicevo, mi ha detto babbo che stai aprendo un coso di mamma. Ah, sì, sì. Poi vieni, eh. Comunque, una sorpresa che ci sarà, ci sei anche te. Vai. Guarda che alla fine, insomma, termine proprio, si termina. Davanti la tua ti apri la casa. Mi ha detto anche te di aprire la musea. Vabbè, lo apro io per te. Io sì. Bravo. Ma sei sempre in tempo. No, perché lui ha paura. No, si fa, tranquillo. Il DJ che dopo metterà, tanto non mi sente nessuno, una sorpresa che abbiamo preparato per... una sorpresa che ha preparato Aldo per Franca, una canzone meravigliosa. A dopo. Aldo ti chiama la consorte. Ti vado a dare un bacio. Sei qua? Ti volevo di notte e me lo ricordo più. E siamo belli. Siete in forma. Certo. Torniamo al tavolo degli sposi, sta per cominciare il pranzo. Ecco gli sposi. Ti faccio il filmino del matrimonio. Ti a sedere. Comincia il pranzo nuziale, 50 anni di matrimonio, Franca e Aldo. Tutto meraviglioso. Grazie. Poi un altro ringraziamento a Claudio Di Papa, mio grande amico. Lo facciamo dopo, ciao, buon proseguimento.
Allora facciamo un'intervista alle spose, come sta procedendo? Molto bene, molto bene. Sono tanti? L'hai detto anche per le donne? Ho fatto tutto quello che hai detto. Vedrà che dopo, che bella sorpresa per voi. C'è quella ragazza laggiù che mi ha detto che canta. E mi ha detto canta insieme a me. Gli ho detto, per appunto ogni 20 anni mi viene il mal di gola, ma c'ho il mal di gola. Ma canto, dai. Ma c'è una sorpresa, c'è un grande cantante. L'ultima che cantate bene, che mi ricordo anni fa una scena sociale, no? Sogno. So. Sì, ma c'è una sorpresa più bella, quella che hai fatto te. Ma canti sì, alla grande. Oh, voglio cantare che è detto forte. Ma ora si vede, dai, ora si vede. No, no, vedrai che grande. No, è brava invece. Forte Aldo. Gli ho dato soldi prima. Perché se no altrimenti uno deve essere superiore a cantanti veri. Io, ma non ci vuole fare più la voce ora. No, no. No, c'è una sorpresa grandiosa, no, che ha fatto Aldo. Una canzone che lo strozzo io, vedrai. Aldo, scusaci, grazie. Sto facendo il film meraviglioso. Le cose tosse, no, erano due, sì, sì. E si divideva. Allora mi fece, che volta ce l'ha dato molto, lui sapeva che questo mi cantava. Quale sarebbe? Fammelo vedere, bello? Bello. Margherita. Quadratura dove si vede la sposa e anche lo sposo Aldo a pochi metri. La festa sta andando avanti meravigliosamente, stupendo. Tutti contenti, ottimo cibo, veramente, e apparecchiatura favolosa. Fra poco una bellissima sorpresa. Ma, era cantante anche lei. Lei? Sì. È quello che ha insegnato. Per cosa?
No, ti ho detto che sono mal di gola. Non vuol dire. E sono una volta, viene una volta ogni 20 anni. Fai cantare gli altri. Devo cantare anche col mal di gola. Io ti ringrazio per la stima, però si potrebbe fare la sorpresa invece per Aldo e per Franca. Con Massimo io ci ho suonato. Ma l'ha contato tutto di te, eh? Va bene, io spero che ti abbia raccontato una saberla. Ok. Un momento, bello. Aldo, sta chiamando la sposa. Fra poino cominciano a cantare tutti. Sì, così piove, vieni, vieni. Come cosa hai detto? Così piove? Sì. È bravo Paolo. Paolo, eh? Lo conosci Paolo? Lo conosco, l'ho accorto bene. L'ho accorto che mi fanno. Mi prendeva a cazzotti, ditelo quando lo vedi. Povero Paolo, è bravo Paolo, mi pensa. No, è una battuta. Ah. Non sai che ha fatto, ma cammina. Andate a fare la camminata ora. Una settimana di camminata. Bene, andiamo da Federico, dai. Si fa un trio. Andiamo. Te canti? Bene. Trio no. A voglia, vai. Che segno di. Fanno le Spice Girls, dai, cantano. Andiamo da quest'altro. Gaia. Ha segnato me. Vai. Allora, andiamo da quest'altro sposi, eh. Sono 23 anni che siete sposati. Sì, boh, appena si festeggia l'argento, le nozze d'argento. No, invece siete simpatici, sì, tutti e due. Ma non va. Te ti esibisci col marito? No. Fate duetto, duetto? Trio. Il duetto non lo immagino. Mi ha cominciato a cantare tutti. Canta anche Franca per Aldo. È una rarità. Questa è una rarità, va ripresa. Una rarità, va ripresa. Mica male, meno l'ombra, brava di città. Bravissimo, applauso. Io non potessi.
Thank you.
Scusi, belli, belli. La famiglia completo, però doveva scrivere 19 quindi. E vogliamo anche la sposa, Vai, la parola di Cassone parte fra mezz'ora. Viva gli sposi! Viva gli sposi! Taglio della torta! Lascio! Dai! Concentrati! Lascio! Certo, si vede se sono passati 50 anni! Taglio della torta! Dai, lascio! Taglio della torta. Franca! 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 Ce lo fai? Domanda vuole rivedere il padre. Il 25 quanto ti ammazza te? Faccia! Guarda che lo tiro con la lingua! E dov'è la cosa? La
Ora brindisi. Via, taglio della torta. Taglio. Meravigliosa. Italia? Nella tagliatrice ufficiale. Ci vuole una mano sotto lì, se no si sta, è brava, mettila in mezzo, ma... ok, brava. Siamo arrivati al Brindisi, con gli sposi laggiù. Vai! Viva! Alla salute degli sposi! Cin, auguri! Per gli sposi, hip hip! Viva gli sposi! E quindi si fa gli sposi, voi due. Aldo, Franca, gli spindici fra di voi e poi siamo a posto. Allora, Cinci. Bel appoggio per gli sposi! Auguri! Tanta piccola cosa che viene! Allora, io dico solamente una cosa. Si ripete domenica, perché ci hanno fatto molto bene. Grande. Sicuramente ha detto quasi tutto Mario, però. Grazie a tutti, veramente siete grandi.
e contentissimo di essere tutti. Siete voi, siete voi. Vai, incredibile. Vai, spingilo, spingilo. Grazie. No, non puoi. Aldo. Allora, grazie della meravigliosa serata. Questo regalo è per voi. Da me e da Rosy. Aspetta, Rosy. Grazie di tutto. Grazie a voi. Siete degli amici fenomenali. Siete un amico fenomenale. Certamente te lo meriti. Ti voglio bene. No, ciao, grazie. Grazie, buona, auguri, grazie. Auguri e buon anniversario. Buon anniversario. Aprile, la guerra era di casa, pioveva forte fuori dalla chiesa, la fame era nell'aria, la vita una scommessa, ma il prete continuava la sua messa. Tu col vestito bianco, con le scarpe nuove vi siete detti sì davanti a quell'altare, insieme per la vita vi siete incamminati tra il tempo, le promesse e le speranze. La guerra che finiva, i balli americani, l'Italia da rifare con le mani, i 10 alla schedina, i figli all'improvviso, la casa troppo stretta ed io che crescevo troppo in fretta. Ma dimmi come si fa a stare come voi insieme per la vita, che a me l'amore quando c'è mi sembra sempre fuoco e invece dura poco. Sarà che anime di razza è un po' che non ne fanno più. 25 aprile ritorna tutti gli anni e tutti gli anni vi ritrova insieme. Avete visto il mare e il secolo cambiare, il Papa vuole l'uomo sulla luna. C'è chi vi chiama nonni e che c'ha già 20 anni, è il tempo che trascorre ma non passa. Tu coi capelli bianchi, tu con gli occhiali nuovi, vi dite ancora sì davanti al piatto di ogni giorno. Ma sarà fatalità, fortuna, che ne so, ma siete ancora insieme e sembra amore nato ieri e invece sono già 50 primavere.
amore. Quel 25 aprile pioveva gli invitati, dicevano che sposi fortunati.